Amici followers, vi do il consueto benvenuto in questo nuovo video. Oggi finalmente vi porto delle buone notizie. Dopo una settimana particolarmente funestata da video non proprio lusinghieri per Dragon's Dogma e soprattutto commenti abbastanza critici, posso dirvi onestamente che oggi abbiamo ricevuto da Capcom il primo vero aggiornamento per Dragon's Dogma 2, che va a portare dei cambiamenti iniziali, miglioramenti per il gioco, ma andiamoli a vedere nel dettaglio. Pochi giorni dopo che Capcom ha rivelato una serie di cambiamenti benefici che sarebbero arrivati nel suo nuovo RPG single player Dragon's Dogma 2, lo studio ha rilasciato un aggiornamento speciale per il tanto atteso sequel che li rende effettivi. È disponibile per il download e l'installazione ora per i giocatori su PC e PS5, anche se notoriamente non è ancora uscito su Xbox. Capcom dice che gli aggiornamenti per Xbox Series X ed S sono previsti nei prossimi giorni, quindi gli utenti della console Microsoft non dovrebbero aspettare a lungo. Sebbene sia quasi impossibile capire leggendo le note ufficiali dell'aggiornamento grazie a una delle peggiori combinazioni di colori di testo a sfondo di pagina web che abbia mai visto, l'aggiornamento, come previsto, aggiunge l'opzione di iniziare una nuova partita se avete già un gioco in corso. Inoltre, ha anche ampliato il numero di tomi dell'arte della metamorfosi disponibile nel gioco base da 2 a 99, consentendo ai giocatori di cambiare l'aspetto del personaggio frequentemente se lo desiderano, a patto che ovviamente abbiate i Rift Crystal necessari. Questi sono gli aggiustamenti più significativi che la patch apporta al gioco e eliminano la necessità per i giocatori di cercare nei propri file, cancellare i salvataggi o installare mod che aggiungono più oggetti per cambiare l'aspetto. Notabilmente è stata resa disponibile anche prima una missione che permette di ottenere una casa, offrendo ai giocatori alle prime armi un'alternativa ai campeggi e ai pernottamenti in locanda. Oltre alle nuove opzioni di gioco e miglioramenti diretti, l'aggiornamento del titolo include anche soluzioni per problemi di visualizzazione del testo vario e correzione di bug. Inoltre, su console, sia il motion blur che il ray tracing possono ora essere attivati o disattivati, e c'è anche una nuova opzione per limitare il frame rate di Dragon's Dogma 2 a 30 fotogrammi al secondo. La patch include anche miglioramenti per la parte PC, però ragazzi, non aspettatevi chissà quali performance. Vi devo dire onestamente che se avevate problemi all'inizio, al lancio, li avrete ancora adesso, di conseguenza io spero onestamente che Capcom possa rilasciare in tempi abbastanza umani delle patch che vadano a correggere il frame rate o quantomeno migliorare la situazione all'interno delle città, visto considerato che i problemi li hanno riscontrati un po' tutti. Vi dico che il primo benchmark che feci con la A770 diciamo che non fu uno dei migliori. A questo proposito vi dico che ho cambiato la mia configurazione con una 4070 Super e devo dire che rispetto alla soluzione precedente le performance si sono viste fin da subito. Vabbè, grazie al cazzo, nel senso una 4070 Super è di tutto rispetto, però vi devo dire che gli stessi problemi relativi ai frame drop nei centri urbani dove c'è una concentrazione maggiore di NPC la sto notando ancora adesso. Quindi incrociamo le dita e speriamo che in futuro potremo avere dei miglioramenti anche sotto questo aspetto. C'è da dire anche che la qualità delle immagini utilizzando il DLSS è stata migliorata e un problema legato alla visualizzazione dei modelli in alcune impostazioni specifiche è stato risolto, ma Capcom dice che i miglioramenti del frame rate non arriveranno fino ad aggiornamenti futuri. Le dimensioni dell'aggiornamento non sono così grandi, pari circa a 1 giga e 600 mega su PC, e probabilmente sono simili anche su PS5, dato che tutte le versioni di Dragon's Dogma 2 occupano circa 60-70 giga in totale. Quindi sospetto che la versione, o meglio l'aggiornamento, quando uscirà su Xbox, non dovrà essere tanto meno differente in termini di dimensioni dalla versione PC e da quella PlayStation 5. Complessivamente posso dire che come aggiornamento iniziale è abbastanza solido. Certo, non va a risolvere chissà quali problematiche che affliggono il gioco, però tuttavia è un inizio. Confido, anzi spero, che nel mese di aprile potremo vedere altri aggiornamenti e che Capcom in qualche modo possa mettere mano alle problematiche più consistenti del gioco. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio come sempre per la visione del video, noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando mettete un mi piace se il video vi è piaciuto e ovviamente iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!